Sono 6 le imprese italiane che figurano tra le 10 più antiche aziende della storia. Tra queste vi è anche un marchio della nautica, il cantiere navale Camuffo. Occorre andare indietro di 18 generazioni, precisamente fino al quarto decennio del XV secolo, per ricostruirne la storia. Il capostipite del Camuffo si chiamava El Ham Mufti, un musulmano convertito al cristianesimo che operava nel porto veneziano di Candia, Creta, con l'incarico di Magister Stadi, ovvero perito stazzatore. Dopo la caduta di Costantinopoli in 1453, molti convertiti lasciarono il Mediterraneo orientale alla volta di Venezia, ed è lì, più precisamente a Chioggia, che ebbe inizio la storia del cantiere Camuffo, universalmente riconosciuto come il più antico al mondo. Nel 1840 Francesco Luigi Camuffo si trasferì a Porto Gruaro, già dogana della Serenissima, lungo le rive del fiume Lemene. Tra i secoli XV e XIX, ogni tipo di imbarcazione da lavoro fu costruito tra Chioggia e la nuova sede. Nel 1912 Luigi Camuffo Junior, chiamato a svolgere il servizio militare nei lagunari, ebbe modo di navigare sui primi MAS, motoscafi antisommergibile, della Regia Marina Italiana. Fu una svolta decisiva per il cantiere, poiché nel 1927 nacque il primo motoscafo firmato Camuffo, 9 metri di lunghezza, motorizzato Fiat. Dopo il secondo dopoguerra, la famiglia abbandonò la costruzione delle barche da lavoro per dedicarsi esclusivamente a quelle da diporto. Si aprì così una fase del tutto nuova. Negli anni 50 la produzione era limitata a piccoli motoscafi a doppio fasciame in mogano massiccio. Nella stessa decade i Camuffo usarono per primi il compensato marino, passando alla costruzione di cabinati da crociera di maggiori dimensioni. Nel 1972 si entrò nell'era nuova della motorizzazione, con l'impiego dei motori entrobordo turbodiesel. È qui che si innesta la storia dei fratelli Marco e Giacomo Camuffo. Sono loro gli ultimi baluardi di una tradizione vecchia 572 anni. Beh, il legno regna sovrano, perché quando si parla di legno bisogna pensare di parlare di legno marino. È un legno che resiste sia al dolce che al salato. Con l'evento della colla, il legno africano è meno resinoso del legno europeo. L'attuale gamma Camuffo va dai 55 piedi ai 65 piedi. Tutti i modelli cabinati plananti sono costruiti in superlamellare corazzato marino e dotati di flying bridge. Tutte sono realizzate con una struttura in legno massiccio, lavorato in modo da sfruttare la venatura della fibra, un accorgimento che conferisce elasticità e assorbimento dinamico. Ogni scafo è composto da un'ossatura in iroco massiccio, mogano sapeli e Douglas, essenze rigorosamente selezionate. Che fosse di plastica o di legno è la stessa cosa, solamente il legno si adatta di più all'acqua, è meno sonoro, no? È una galleggiabilità con tendenza superiore a tutti gli altri materiali. Notevole il processo di verniciatura delle imbarcazioni Camuffo, che prevede 10 mani di prodotti sintetici monocomponenti, per una protezione eccezionale, sia per quanto riguarda gli esterni che gli interni, questi ultimi impreziositi da radiche di erabol e noce. Il livello di customizzazione è elevato ed è soprattutto destinato all'allestimento degli interni. La scelta degli arredi, tranne di quelli che svolgono anche una funzione strutturale, dei corredi, delle tappezzerie e dei colori, consente all'armatore di godersi meglio la navigazione e soprattutto la vita a bordo. Dai 40 gradi sotto zero ai 40 gradi sopra zero, se si vuol vivere bene bisogna vivere sul legno. Elimina la condensa, l'umidità, tiene il calore. Le imbarcazioni Camuffo sono composte da circa un migliaio di pezzi. Gli scafi offrono elasticità,
un'elevata capacità fonoisolante e ottima coibentazione. Il legno, infatti, ha la minor conducibilità tra tutti i materiali impiegati nella costruzione navale, protegge dal caldo, dal freddo e dall'umidità e ha un notevole coefficiente di elasticità, impareggiabile per assorbire l'impatto con le onde. Tra le cabine viene usato un particolare multistrato in cui sono inseriti strati simmetrici di sughero, legno, gomma, piombo. Il risultato è un'insonorizzazione molto efficiente, oltre che un'eccellente coibentazione termica. La termicità che contraddistingue le barche camuffo si riflette anche in altre situazioni, come per esempio nella resa dell'aria condizionata a bordo. Occorrono appena 11 kW per alimentare tutti gli impianti di bordo di un motor yacht C-65 Flying Bridge. E pensare che ogni cabina, compresi gli alloggi dei marinai, è dotata di impianto di condizionamento. Ho cercato di eliminare gli attriti. Questo serve per andare in mare. Cioè, quando io parlo di mare, parlo del mare che troviamo. Non dico di andare in mare quando il mare è mosso, però bisogna venire a casa sulla barca da crociera. E la barca da lunghe distanze, ecco che l'autonomia è importante. In navigazione i cabinati plananti camuffo si comportano decisamente bene. Con un rapporto peso-potenza mediamente superiore del 20% rispetto ai motoryacht in fibra di vetro, le barche camuffo consumano fino al 50% in meno rispetto a una barca di pari dimensioni, grazie soprattutto alle eccellenti caratteristiche dell'opera viva. Le carene a V, figlie di una lunga evoluzione cominciata ai tempi dei MAS su cui navigò Luigi Camuffo Junior, hanno un angolo che varia dai 22 gradi in ingresso ai 15 gradi in uscita e consentono, a un terzo della potenza massima, di fare 10 nodi in più rispetto a qualsiasi altra barca. È un mestiere, no? Bisogna conoscere l'acqua. Se quando passa una barca, uno deve capire il filo dell'acqua, come si stacca dalla barca, vedere dove ci sono gli attriti e cercare di eliminarli. Con l'esperienza e con un po' di intuizione. È certamente in questo range di potenza che Camuffo si distingue sul mercato dando il meglio di sé. Tuttavia il cantiere non teme le più elevate velocità di navigazione, facilmente raggiungibili in virtù di un'elevata potenza installata complessiva assicurata da macchine Caterpillar, Cummins, MAN e Volvo. Tutti i modelli attualmente in produzione superano i 37 nodi di velocità. Le carene, molto ben studiate, sono alla base anche degli eccellenti dati relativi al consumo di carburante. Il motor yacht C-55 Flying Bridge, dislocamento 30 tonnellate, consuma 157 litri ora, poco più di 6 litri a miglio, impiegando il 45% della potenza e navigando alla velocità di crociera di 26 nodi. Il C-65, dislocamento 40 tonnellate, consuma 195 litri ora, circa 7 litri a miglio, procedendo oltre 28 nodi di crociera. Da sempre Camuffo vende le proprie imbarcazioni direttamente, senza l'ausilio di intermediari o di concessionarie, e lo stesso avviene ancora oggi. Questo vale tanto per l'Italia quanto per l'estero. I clienti sono per il 50% italiani, i restanti sono soprattutto di nazionalità svizzera, austriaca, tedesca e olandese. Questo rapporto diretto cantiere-cliente ha due pregi principali. Da una parte abbassa il costo finale, eliminando l'intermediazione. Dall'altra consente all'armatore di sentirsi veramente parte di un grande marchio, di una famiglia allargata, dove il produttore ascolta il cliente e ne asseconda i desideri.